Per gli italiani la pasta è, ed è sempre stata, la vera regina della tavola. Basti pensare alla favolosa contrada di Bengodi, il paese immaginario dell'abbondanza descritto da Boccaccio nel Decameron, in cui maccheroni e ravioli occupano un posto d'onore. Il lungo e affascinante percorso dei nomi della pasta ha infatti origine in tempi antichissimi. Se per i ravioli una parola di probabile provenienza settentrionale resta ancora incerta l'etimologia, per maccheroni è incerto il significato. Accanto a quello trecentesco di gnocchi, il vocabolario della Crusca nelle sue varie edizioni segnala quello di piccole lasagne, ancora oggi vivo in Toscana. Maccheroni poi sono stati chiamati via via la pasta corta forata, o anche in senso generale qualsiasi tipo di pasta da mangiarsi asciutta. Come non pensare alla celebre immagine di Alberto Sordi nel film Un americano a Roma. Al Medioevo risalgono tanti altri formati di pasta che persino Dante può aver gustato. Pensiamo alle lasagne, che oggi sono il piatto della domenica italiana, specialmente se condite con ragù alla bolognese. Alle pappardelle, ai vermicelli, questi ultimi veri antesignani degli spaghetti, che invece sono decisamente più moderni. La prima testimonianza di spaghetti, come si è potuto scoprire da poco, risale al 1817. Ma quasi negli stessi anni della loro affermazione nel bel paese, li troviamo apprezzati anche all'estero. Negli Stati Uniti se ne hanno notizie già nella seconda metà del secolo e lì compaiono le prime spaghetterie negli anni 40 del Novecento. Insieme al pomodoro, oggi gli spaghetti rappresentano per eccellenza l'icona dell'italianità. Eppure, questo abbinamento, nato con molta probabilità a Napoli, si è diffuso solo dalla fine dell'Ottocento. La definitiva consacrazione di questa unione si deve a Pellegrino Artusi, che nella Scienza in Cucina, alla ricetta numero 125, salsa di pomodoro, ritiene la salsa ottima per aggraziare le paste asciutte condite a cacio e burro. Prima il formaggio e poi la salsa? Sì, il rovesciamento delle parti si ha solo nel Novecento. Del resto, se per tutti gli italiani oggi la pasta va servita rigorosamente al dente, cioè soda al dente secondo un'espressione divenuta internazionale, questo si deve al padre della cucina domestica italiana, che seguendo l'uso napoletano, per i maccheroni consiglia di non cuocerli troppo. Una novità non di poco conto, i ricettari del passato prevedevano infatti tempi di cottura piuttosto lunghi, tra i 20 e i 60 minuti. Merito di Artusi è anche quello di aver diffuso su larga scala molte specialità di pasta ripiena. Primi fra tutti, i cappelletti romagnoli. La parola deriva dal romagnolo caplet. E così i tortellini di Bologna e gli anolini di Parma. Tutti questi nomi rappresentano l'immagine concreta di una cultura gastronomica che, più di altre, trova nella varietà la sua più profonda ragione d'essere. Perché se è vero, come ebbe a dire Artusi, che la minestra è il nutrimento fondamentale dell'uomo, per gli italiani la pasta è molto di più. È condivisione, è famiglia, è casa.